gestione del credito è stata rivoluzionata nel 2023, o meglio, è stata eliminata nel 2023, tranne alcune eccezioni. In questo video andrò, come nei precedenti dove ho trattato ecobonus, sismo bonus e bonus casa, andrò a darti le informazioni essenziali, una guida per principianti, diciamo così, per così dire, sulla gestione del credito e lo sconto in fattura. Quando dico gestione del credito intendo anche sconto in fattura. Chi può ancora utilizzarlo, chi no, come funziona e che cosa stanno facendo le banche. Prima di continuare, lascia mi piace al video, iscriviti al canale e verifica i contenuti per gli abbonati. Se vuoi sostenere il lavoro che faccio, informativo, divulgativo, di analisi della normativa e dei chiarimenti, puoi sostenerlo attraverso un sistema di abbonamenti o su YouTube o su Patreon. Potrai anche accedere a contenuti esclusivi dove rispondo a casi pratici o alle dirette studio e potrai pormi le domande alle quali io ti risponderò attraverso i video o le dirette. Dossier aggiornato della Camera dei Deputati inerente ai vari bonus edilizi. Contiene anche tutte le modifiche che sono state apportate alla cessione del credito nel 2023. L'articolo 121 del decreto bilancio, il decreto 34, del 2020 è l'articolo che norma le opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura, che possono essere applicate fino al 2024 per i bonus edilizi e, limitatamente al superbonus, fino al 2025. Le opzioni sono sconto in fattura, applicato dal fornitore, o cessione del credito, cioè maturare il credito e cederlo ad un altro soggetto. Per quali interventi è applicabile? Per quali agevolazioni sono applicabili, o meglio, per chi le ha mantenute, sono utilizzabili queste opzioni alternative? Per il bonus casa, per l'eco bonus, per il sisma bonus, il bonus facciate viene ancora menzionato, per gli impianti fotovoltaici, le colonnine di ricarica e l'eliminazione delle barriere architettoniche al 75%. La cessione può essere fatta, la prima, a tutti i soggetti, ad altri soggetti, comprese le banche. Il credito, successivamente alla prima cessione, può essere ceduto soltanto per ulteriori 3 passaggi solo a banche intermediarie finanziarie. In questi 3 passaggi, in qualsiasi momento, le banche possono cedere a soggetti diversi da consumatori o utenti. Dal 17 febbraio 2023 è vietato applicare cessione del credito o sconto in fattura. Il decreto 11 l'ha cancellato dalla sera alla mattina, li ha cancellati. Ci sono però delle deroghe. Se, per quanto riguarda il superbonus, antecedentemente al 17 febbraio 2023 è stata presentata la CILAS, o se si parla di condominio, presentata la CILAS e adottata la delibera assembleare, oppure se l'intervento è demolizione e ricostruzione che sia stato presentato il titolo, sempre ante 17 febbraio, sarà possibile continuare ad utilizzare fino a fine lavori, per le spese agevolate, sarà possibile utilizzare cessione del credito sconto in fattura. In corso di conversione è stato aggiunto un periodo alla lettera della demolizione e ricostruzione che per gli edifici nelle zone sismiche 1, 2 o 3 dove c'è un piano di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione urbana che alla data di entrata in vigore del decreto, quindi il 17 febbraio, risulta approvato, è possibile optare per cessione del credito sconto in fattura. Ritengo limitatamente agli interventi di demolizione e ricostruzione. Anzi, leggendo il chiarimento contenuto nel dossier, si prevede inoltre che, con l'esclusivo riferimento alle aree classificate, nelle zone sismiche 1 e 3, le disposizioni in esame al periodo precedente, quindi demolizione e ricostruzione, si applicano anche agli edifici in queste zone. Ci sono deroghe anche per gli interventi diversi dal superbonus, quindi ecobonus, sismobonus, bonus casa, eliminazione delle barriere architettoniche, sempre se in data antecedente al 17 febbraio è stato presentato il titolo assicurata cessione a sconto. Se si tratta di opere per le quali non è previsto nessun titolo, quindi edilizia libera, devono essere stati iniziati i lavori, o se non sono iniziati i lavori ci deve essere un accordo vincolante che deve essere attestato sia dal committente che dall'impresa attraverso un atto notorio. Per quanto riguarda
i bonus acquisti, bonus per l'acquisto di immobili interamente ristrutturati o il sisma bonus acquisti del quale ti ho parlato nel video precedente, vale il titolo, la presentazione del titolo abilitativo, quindi titolo abilitativo presentato prima del 17 febbraio, ammessa a cessione o sconto. Altre esclusioni previste che sono state inserite in corso di conversione in legge del decreto 11 riguarda le zone colpite dal terremoto, a far data dal 1 aprile 2009, le zone colpite dagli eventi meteorologici nelle Marche dal 15 settembre 2022, poi ci sono alcuni soggetti che sono ammessi comunque alla cessione del credito sconto in fattura, case popolari, cooperative per abitazione, onlus, se costituite al momento, se già costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto. E poi l'eliminazione delle barriere architettoniche al 75% è un intervento che sempre e comunque può essere fruito mediante cessione del credito e sconto in fattura. A proposito del blocco della cessione del credito, andiamo a capire qual è attualmente la situazione normativa e come stanno messe le banche. Le banche attualmente, tranne Unicredit, nessun'altra ha comunicato ufficialmente la riapertura dell'acquisizione dei crediti. Unicredit ha comunicato, ne ho già parlato in un video precedente di oramai forse un paio di settimane, ha comunicato che ricomincerà ad acquistare crediti derivanti da sconti applicati nel 2022, quindi per i fornitori che hanno applicato lo sconto nel 2022. Come ho detto io nel video precedente, giustamente è stata data priorità, se la riapertura deve essere fatta gradualmente, allora la priorità va a coloro che hanno subito i danni per primi. Quindi gli imprenditori, le imprese che hanno applicato lo sconto e non hanno potuto cedere, e poi presumo, auspico successivamente anche a coloro, i committenti che hanno realizzato i lavori e sono rimasti sospesi perché non hanno trovato a chi cedere e non hanno potuto né completare l'intervento e hanno anticipato i soldi e quindi sono rimasti anche senza soldi. In tutto l'iter dal 2022 ad oggi la cessione del credito ha subito tantissime modifiche. Per farla ripartire sono state fatte diversi interventi normativi. Tra questi ci sono quelli inerenti alla limitazione della responsabilità solidale del fornitore, del cessionario, che sembrava fosse il problema principale inerente che comportava la mancata riapertura della cessione del credito. Limitata la responsabilità solidale nel decreto legge 115 del 2022 nei soli casi di concorso in violazione con dolo e colpa grave. L'agenzia ha recepito e pubblicato nella circolare 23 dei chiarimenti specificando dolo e colpa grave quando e come sono definiti. Il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso macroscopicamente la diligenza richiesta. Qual è il concetto principale? Perché questo vuole essere un video base informativo per chi magari è le prime volte che si approccia a questo mondo o per chi vuole avere degli aggiornamenti o vuole ripassare alcuni concetti. Chi riceveva il credito era, nel caso in cui il credito fosse stato maturato in modo illecito, quindi inesistente, chi riceveva il credito era sempre e comunque, prima di questo decreto, considerato responsabile in solido. Cioè passava i guai insieme al committente e quindi le banche, oltre al problema della chiusura dovuta all'intervento normativo di inizio 2022 che ha ridotto ad una e poi hanno finito la capienza, e anche per questo dicono le banche e i vari soggetti, perché dobbiamo accettare dei crediti per poi passare dei guai con i quali non abbiamo nulla a che fare, nonostante facciamo tutte le verifiche della documentazione che già facevano? Ecco, è stato stabilito che chi riceve il credito non è responsabile in solido se applica la diligenza richiesta, oppure se è estraneo all'eventuale dolo con il quale è stato maturato questo credito. Nel decreto 11 2023 è stato inserito l'articolo 6 bis nell'articolo 121, nel comma 6 bis nell'articolo 121, con il quale è stata ridefinita ulteriormente questa limitazione, ridefiniti i confini della limitazione attraverso un elenco di documenti che il cessionario deve richiedere. Punto. È in ogni caso escluso il concorso in violazione a due condizioni: deve dimostrare di aver acquisito il credito
deve essere in possesso di una specifica documentazione, nella quale c'è anche, quando obbligatoria, la normativa sull'antiriciclaggio, appunto per evitare di acquistare crediti inesistenti o comunque derivanti da illeciti inerenti all'antiriciclaggio. Sempre per agevolare la riapertura della cessione del credito, che timidamente si sta riaprendo in questo periodo, anzi, a proposito, ti consiglio, se non arrivano ancora notizie a livello nazionale, quindi a livello di massa, comunque informati con la filiale, con le filiali alle quali ti riferisci, perché comunque le trattative private, talvolta apertura o diciamo disponibilità di un certo plafond, potrebbe dare modo, per determinati casi, comunque di accordarsi per la cessione del credito. Questo te lo consiglio sempre. Ulteriori interventi normativi hanno dato più poteri all'Agenzia delle Entrate di controllare a monte, quindi la facoltà di sospendere entro 5 giorni la comunicazione di cessione per determinati profili di rischio, sospenderla al massimo per 30 giorni per fare i controlli preventivi. Ci sono stati, per quanto riguarda i bonus diversi dal super bonus, diversi interventi normativi. Il principale è il decreto antifrode del fine 2021, che ha esteso gli obblighi di visto di conformità e attestazione della congruità delle spese, anche per contenere la speculazione e l'innalzamento delle spese inerenti agli interventi. È stato, con il decreto antifrode, esteso questo obbligo anche a tutti gli altri bonus in caso di fruizione di cessione e di sconto. Ci sono solo delle eccezioni che non prevedono questo obbligo di ottemperare a questo obbligo di visto e asseverazione. Se l'intervento è edilizia libera o se l'intervento, se diverso dall'edilizia libera, non supera i 10.000 euro nel complesso. Poi è stato introdotto il codice univoco che segue il credito per tracciarlo nei suoi vari spostamenti. Il passaggio, come ti ho detto prima, a tre soggetti vigilati soltanto, le cessioni parziali, o meglio, non è frazionabile questo credito se non limitatamente alle singole rate annuali, come è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate. E recentemente è stata data la possibilità per i cessionari, per le comunicazioni fino al 31 marzo scorso, di usufruire in 10 anni dei crediti derivanti dal sisma bonus ordinario e dal bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, e anche del super bonus. In questi video non tratto il super bonus perché l'ho già fatto in un video precedente. Per il committente la possibilità di fruire in 10 anni riguarda solo il super bonus e le spese, solo limitatamente alle spese 2022. Con questo ho concluso la panoramica e i punti essenziali inerenti alla cessione del credito. Ripeto, informerò tempestivamente su eventuali concrete notizie di riapertura da parte degli istituti di credito, come ho già fatto per Unicredit. Però singolarmente ti consiglio di informarti sempre con la tua filiale, con il tuo istituto, per capire quali possibilità ci sono, perché se a livello di massa non c'è ancora la riapertura, ma tutti la auspicano, tutti stanno aspettando la riapertura, anche perché con il blocco e l'eliminazione della possibilità di fruizione di cessione del credito sconto in fattura dal 17 febbraio si dovrebbero liberare degli spazi, i plafond, quindi la capienza dei vari istituti, e così riaprire all'acquisizione di nuovi crediti. Prima dei crediti bloccati che non sono stati ceduti nel 2022, e poi le nuove cessioni dei lavori che sono in corso di avvio, in corso di esecuzione, e che si sono assicurati la cessione del credito, lo sconto in fattura ante 17 febbraio 2023. Ti ringrazio di essere arrivato fin qui, lascia mi piace se ancora non l'hai fatto, e ci vediamo al prossimo contenuto.